Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Oggi ho fatto avanti e indietro casa, fuori casa 50 volte. Sono stata dalla mia amica Antonella, come avete visto. E questa volta inquadro la testata del letto con questo fiocchetto, questo nastro, che rappresenta due cose. Da un lato, come vedete, ha i colori della bandiera italiana, quindi mi fa ricordare e vuole essere un monito per chi ha dimenticato che siamo tutti cittadini uguali di fronte alla legge, che il diritto di parola è un diritto inviolabile sancito dalla Costituzione italiana e che la sovranità appartiene al popolo e a nessuna regina dei miei coglioni, ok? Indipendentemente dal disprezzo profondo che io provo verso questa persona che mi fa paura, voglio fare questo video prima e non dopo perché, per quello che mi riguarda, è tutto già scritto e non è una cosa che io dico oggi. Io personalmente, quando mi è piovuta addosso la tragedia, in cui tragedia, la chiamo tragedia perché ho sfiorato veramente la tragedia, non sono persona che ama né i vittimisti e né farmi passare per vittima, però lo sono, lo sono. Sono stata trascinata in una situazione aberrante da cui uscirò a testa alta. Personalmente ne sono già fuori a testa alta fin dall'inizio, però anche agli occhi di, non che mi interessi il loro parere ovviamente, della gente lobotomizzata che non si è neanche mai presa la briga di guardare un mio video vecchio per vedere se tutte quelle troiate potessero essere compatibili con la verità. Comunque, questo è un altro discorso. Ho avuto modo oggi di vedere alcune cose veramente ridicole. Le ombre, questo l'avevo già visto, ma ho visto di più. Le ombre sulla crema che dimostrano che il video ha dei tagli. E l'altro giorno avevamo i pallini che andavano su e giù. Ma quali tagli, quali pallini? Ma porca troia, ma io dico no. Io dico, ma ce l'abbiamo un briciolo di dignità per capire che quando è il momento di finirla, è il momento di finirla. Ognuno, se adulto, responsabile, capace di intendere e di volere, deve assumersi le responsabilità dei propri gesti. Quando sono stata trascinata dentro sta storia e ho scoperto quante persone c'erano dietro che avevano subito prima di me minacce anche di morte, calunnie, diffamazioni, invio di materiale a genitori ottantenni, neanche potete immaginare. Chissà quanta gente non è sparita senza dire più nulla. Questo fiocco che vedete incorniciava una foto che mi è stata regalata da una persona che mi seguiva e che mi ha bloccato su WhatsApp dopo che è successo tutto questo. Una persona che aveva molta stima di me, con cui ho avuto un rapporto sia di amicizia sia professionale, con risultati eccellenti tra l'altro, e che spero in futuro di risentire, ma è un simbolo di quello che la calunnia fa. La calunnia è qualcosa che si insinua in modo perfido nelle menti delle persone, perché comunque lascia sempre quella scia di dubbio. Ma se c'è questa voce, è possibile che sia tutto falso? Ebbene sì, ci sono delle situazioni in cui è tutto falso. Anche io sono stata per anni una di quelle persone che ha sempre pensato, però se si crea una voce forse qualcosa di vero c'è. Vi garantisco, per esserci passata sulla mia pelle, che delle volte la fantasia galoppa, ma non galoppa solo la fantasia, galoppa anche la voglia di
e la forza di avere giustizia. Io, il giorno in cui ho firmato la prima querela, il 16 aprile 2018, dopo ore di tentennamento, perché ti fanno ragionare sul fatto che a quello cui puoi andare incontro devi essere consapevole di essere il primo attenzionato, devi essere sicuro. Loro ovviamente non ti conoscono, quindi ti dicono tutto, ti dicono quello a cui vai incontro, ti dicono che ci sono i tempi, quindi che si, i tempi della legge, quindi che mi sarei dovuta aspettare comunque, tutto un boom mediatico, e io ho deciso di andare avanti. Io l'ho detto il giorno che ho firmato, che sono uscita dalla polizia postale il 16 aprile. Ho detto, sono state tante le persone prima di me, ma io sarò l'ultima. E la pietra tombale sulla vostra setta di merda di criminali, ma non tutti quelli che dicono di far parte della setta, si sono resi conto di dove si erano cacciati. Non tutti sono di quella pasta. Alcune persone hanno creduto in amicizie che non lo erano. Alcune persone lo hanno fatto per vantaggio personale, per monetizzazione, e poi c'è chi è cattivo. Ok? Questo è il mio pensiero. Può non essere condivisibile, ma è il mio pensiero. Quelle persone vanno fermate. E credetemi, credetemi. Se in quest'anno non c'è scappato il morto, veramente è stato un miracolo. Spero che con la pagina orrenda, orrenda di quei due video, parlo dei due video, non voglio neanche fare allusioni, ho ancora nel cervello l'eco di quella pensiero malefico che può essere uscito solo da una testa malata e perversa, cattiva, non malata, anzi, perversa e cattiva. Io ho una mia idea precisa, non me la toglie nessuno dalla testa. Non pretendo che nessuno sia d'accordo con me, non so chi abbia realizzato materialmente il video, ma adesso vedrete che comincerà la fase delle grandi amicizie. Vedrete come cominceranno a sputtanarsi l'uno con l'altro per pararsi il culo. Ed ecco la fine della grande amicizia della setta. Aspettiamo tutti, tatuatissima che si fa fresare via dalla coscia la parola setta. Avrei tante cose da dire, avrei tante cose da dire, ma il tempo è galantuomo. Sono fiera di me stessa per aver avuto la forza di andare avanti. Non me ne frega un cazzo che le persone che hanno creduto a loro si ricredano. Così come non ho mai voluto che le persone prendessero le mie parti senza conoscere la verità. Perché la verità la so io e la sanno loro. E quindi questa cosa. La mia situazione personale si risolverà davanti ai giudici. L'ho detto, e fosse l'ultima cosa che faccio nella vita, pagheranno legalmente per quello che hanno fatto. Mi dispiace, maledetto il giorno in cui mi avete incontrato. Maledetto per voi e benedetto per tutte le persone che hanno rischiato la vita. Perché siete pericolosi. Buona serata.